È con vivo piacere che inauguriamo la nuova stagione di SOS Arezzo TV dall'ospedale. Dall'ospedale di Arezzo. Perché? Perché tu hai voluto fare un'inchiesta sul campo, vero? Sì, sì, ho voluto provare direttamente come si sta. Così si fa, non è che le inchieste si fanno andando nel posto e vedendo come stanno le cose. Tu hai detto, e soffrendo, sai che c'è? Un po' anche. Sto anche soffrendo perché è tutto vero. Esatto. Allora, quindi iniziamo con un po' di ritardo perché appunto hai avuto... È vero, dovevamo iniziare i primi di settembre, purtroppo primo di settembre, il mio compleanno, sono dovuto venire a passarlo qua. Compleanno. Mio compleanno. Ecco. E quindi hai avuto modo di tastare il servizio, diciamo, offerto dall'ospedale di Arezzo, di cui ultimamente, negli ultimi anni, non è che si parla tanto bene. E tu invece come l'hai visto? Ma io ho trovato veramente eccezionale. Dal responsabile del reparto, e possiamo fare anche il nome, il dottor Fabrizio Magnolfi, tutto lo staff medico, tutto lo staff infermieristico sono veramente eccezionali, ma non con me, perché magari o mi conoscevano così via, ma ho notato che con tutti coloro i quali sono stati ricoverati nel reparto effettivamente si comportano in modo professionale e veramente danno un'assistenza eccezionale. Quindi, che dire, io per mia fortuna non avevo avuto mai necessità di utilizzare il servizio, adesso che ho dovuto farlo ho potuto constatare direttamente che effettivamente il nostro ospedale funziona e funziona molto molto bene. Capisco le problematiche relative alle prenotazioni, che ci vuole un sacco di tempo magari per avere una visita specialistica, questa magari è la pecca in cui il direttore generale dovrà sicuramente lavorare, ma per quanto riguarda poi invece l'internistica è veramente eccezionale. Ecco, ma è, diciamo, la differenza viene fatta dalle persone, nel senso che molto dipende dalla professionalità, dall'impegno, dalla generosità di chi ci lavora tutti i giorni, anche spesso avendo a che fare magari con i numeri dell'azienda, con quindi chi deve far tornare i conti, quindi dipende molto dalle professionalità, o secondo te anche la struttura è dotata, insomma, di tutto quello che serve? Ma per me l'uno e l'altro, sinceramente, non ho avuto la professionalità, l'ho ritrovata appunto, come dicevo, sia dal responsabile del direttore del servizio all'ultimo degli infermieri, quindi devo dire che effettivamente oltre che professionalità c'è anche umanità nei confronti del malato, e questo è molto molto importante. E per quanto riguarda la struttura, io ho trovato con tutto quello che ho fatto effettivamente una funzionalità veramente veramente importante. Io penso che siamo un'isola felice ad Arezzo, quindi effettivamente qualcosa c'è che non andrà, ribadisco, su quel settore lì delle prenotazioni, però per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera è veramente eccezionale. Ho avuto anche occasione di sfruttare il pronto soccorso e logicamente mi sono messo a parlare sul pronto soccorso perché problematiche ce ne sono, anche io sono stato 7 ore a aspettare le visite, però effettivamente parlando sia con i dottori che con gli infermieri mi dicono che c'è un'affluenza eccezionale e molta gente ci va inutilmente e quindi fa perdere tempo a coloro che effettivamente hanno bisogno, cioè c'è gente che in virtù del fatto che ci vogliono mesi e mesi e mesi per avere una prenotazione per una visita specialistica, va al pronto soccorso pensando di farla subito, invece purtroppo poi non la fa. Come fosse un ambulatorio. Esatto, esatto, esatto. E poi molta gente che ci va per niente, addirittura c'è gente che si presenta settimanalmente o bisettimanalmente sempre al pronto soccorso per qualsiasi visita, qualsiasi problematica. E purtroppo questo poi crea problematiche che effettivamente ha bisogno. Senti, qualcuno dirà, ma non è che ti hanno trattato bene perché tu sei stato vice sindaco? No, te l'ho detto fin dall'inizio. Io non ho guardato me, ho guardato l'insieme della cosa. Quindi hai osservato anche gli altri. Ho guardato l'insieme della cosa e quindi di conseguenza non soltanto per me ma anche per gli altri. Vedevo che il servizio effettivamente è paritetico per tutti, questo quindi, è importante. Quindi secondo te, insomma, quando si parla male di Arezzo, della sanità ad Arezzo, lo si fa solo per i tempi, cioè quando si parla di sanità ci si dovrebbe riferire ai tempi, al pronto soccorso e non all'internistica? No, assolutamente no, non ho mai sentito. Oddio, qualche problematica può succedere, questo è evidente, nell'insieme dei servizi qualcosa è talmente grande l'ospedale che... però la problematica sicuramente l'elemento le maggiore sono nella disponibilità dei posti per poter effettuare le visite specialistiche, TAC, risonanze magnetiche, ecografie e così via. Non so, questo è un problema del direttore e sicuramente potrebbe verificare la possibilità o di aumentare dei turni, visto che le macchine ci sono e magari in determinate ore rimangono ferme.
Insomma, questa è una cosa che deve essere vista a livello tecnico, a livello amministrativo, e non so poi se personale c'è o non c'è, perché se mi dicono al pronto soccorso che fanno i turni massacranti, che non ce la fanno perché sono in pochi e devono stare lì 8, 9, 10, 11 ore anche, perché non possono poi lasciare i malati così in balia di se stessi, e quindi effettivamente hanno problematiche di questo genere. Quindi logicamente con le leggi nazionali che tendono sempre a far risparmiare, a tagliare le spese, questo è evidente che il personale manca e qualcosa può mancare. Però devo dire che tu dici ero vice sindaco, ma a pronto soccorso non mi conosceva nessuno, e quindi non è che vado a mangiare. Non hai conosciuto nessuno? No, a pronto soccorso no. Neanche come quello che fa il carnevale? Niente. No, e neanche vado a sbandierarlo. Ecco. Però logicamente mi capisci che con 300 accessi al giorno di media è veramente un problema. Bene, allora la prossima settimana so che andrai a vedere la gruccia, quindi ci grazie di No. Non ci vai in Valdarno, no? Non ci vado in Valdarno. Ci vediamo domani. Ciao.